In questa giornata abbiamo inteso riunire tutti i potenziali concorrenti alla gara che abbiamo indetto perché abbiano la possibilità di visionare direttamente il preziosissimo Fercolo di San Sebastiano, anche per rendersi conto direttamente di quali sono le sue necessità, alla luce del fatto che l'intendimento della parrocchia e del comitato è quello di mettere, diciamo, nel suo pristino stato la vara, cioè riportarla all'antico splendore, anche attraverso un'operazione di rivisitazione dell'impianto di illuminazione. Questo impianto è un impianto ormai obsoleto che purtroppo determina numerosissime dispersioni e poi è un impianto che al posto di valorizzare la vara per certi versi valorizza le lampadine. Invece si vuole realizzare, e in questo ci siamo avvalsi della altissima consulenza specialistica di un'azienda leader a livello internazionale, ci si vuole avvalere di una illuminazione di tipo diretto ma non percepibile come corpo illuminante. Questo progetto per la nuova illuminazione è stato già elaborato e a seguito della dismissione del vecchio impianto necessariamente si dovranno arrecare dei piccoli danneggiamenti alla vara, perché il vecchio impianto è stato inchiodato sulla vara, per cui bisognerà fare un'attività di restauro di questi danneggiamenti, oltre che una completa revisione del manufatto proprio per riportarlo all'antico splendore. La partecipazione di questi numerosi concorrenti è voluta proprio per cercare di ottenere il massimo della qualità. Loro dovranno proporre quindi una loro proposta tecnica, una loro offerta tecnica che sarà valutata da una commissione che quindi cercherà di individuare il migliore di questi operatori economici, perché la vara di San Sebastiano merita il meglio.